Cari quadisti, ed eccoci, video articolo tecnico by Feo, squadra corsequadisti.it. Cosa fare quando mi si rompe la coppia conica centrale del gruppo trasmissione, cioè l'ingranaggio che trasmette la motricità ai cardani di una TV 4x4. Allora, innanzitutto diamo una spiegazione di come sia possibile. Allora, stiamo testando la possibilità di utilizzo di coperture ad alto grip sui quadricicli e sinceramente stiamo testando lo stress alla quale viene sottoposta la trasmissione di un quadriciclo con pneumatici performanti, per esempio, vediamo le FX Moto 350, che sono molto performanti rispetto a un pneumatico di serie, e nell'esplicito abbiamo testato l'utilizzo delle 26 su un quadriciclo che di serie monta le 25. In questo caso abbiamo usato sempre il nostro 4x4 Tritonaccios, ma vi assicuro completamente ininfluente. Cioè, abbiamo messo le 26, però non abbiamo messo le moto 350, abbiamo testato le moto grip, che sono gomme estreme da fango. E che cosa succede alla trasmissione, cioè se questo fosse sia possibile farlo. E nella realtà con quelle gomme quello che succede è che l'organo che cede non è tanto, come sinceramente pensavamo noi, il gruppo differenziale o il gruppo coppia conica posteriore, ma la parte che viene messa, accendiamo un po' tutte le luci, che viene messa in grosso, sotto grande sforzo, è questo stupido ingranaggio che è la coppia conica del gruppo riduttore, quindi del cambio. Tramite questa coppia conica si trasmette a quell'ingranaggio là il moto all'albero di trasmissione, che poi va davanti e va dietro, e a questo albero sono attaccati i cardani che vanno posteriore e il cardano che va anteriore. Come potete vedere, ve lo giro. Quello che succede, per esempio, è una cosa di questo genere, cioè salta un dente. Ovviamente, facendo i test, aspetta che li accendo, no, non si può, spero che lo vediate. Saltato il dente. Quello che accade è che, saltando il dente, noi stavamo facendo le prove, quindi come sentiamo un minimo rumorino ci fermiamo, ma se voi continuate praticamente spragate tutto e viene a fare un disastro. Ovviamente saltando un dente viene a lesionarsi anche l'ingranaggio centrale, anche se è poco, e poi dovete sostituirlo. Quindi aumentando la dimensione delle gomme e le caratteristiche tecniche delle gomme, quello che voi mandate sotto sforzo è esattamente questa coppia conica qua. Questa coppia conica è sull'albero, quest'albero passa attraverso il motore e manda la trazione dietro al giunto cardanico posteriore e al giunto cardanico anteriore, quindi è un albero passante. Su quest'albero c'è comunque sempre, in qualsiasi mezzo, questo ingranaggio, parte di coppia conica da una parte e l'altra parte di coppia conica di là. Mettendo delle gomme molto performanti, voi andate a usurare questa tipologia di ingranaggio, quindi attenzione. Quando montate gomme performanti, quindi gomme di alta gamma, gomme importanti, magari delle 26 su circa 14, andate a dare un grosso sforzo a questo ingranaggio. Questo accade perché? Fondamentalmente perché nessun quadriciclo è dotato di differenziale centrale. Quindi, quando mettete il 4x4, fanno un giro le ruote dietro, fanno un giro le ruote davanti. Questo è assolutamente improponibile per una trasmissione. Le gomme devono slittare. Slittando le gomme,
le gomme, se hanno tanto grip, non slittano e voi andate a forzare questo. Comunque, quando utilizzate solo le posteriori, la gomma tenderà a non fare la derapata, e non facendo la derapata mettete sotto stress o la coppia conica posteriore o mettete sotto stress questo ingranaggio. Tra i due, quello che cede prima solitamente è questo ingranaggio, se ne fate un buon uso. Se ne fate un uso cattivo magari cede la coppia conica posteriore, ma se lo usate con senno, quello che stressate è questo ingranaggio. Allora, solitamente questo ingranaggio va a calzarsi, quindi per smontarlo è necessario togliere il cardano posteriore. Per togliere il cardano posteriore, questo lo stiamo facendo su un Access, ma alla fine sono tutti uguali. Questo è un cardano posteriore con i due giunti croce, che simmetricamente pareggiano il giro come se fosse un omocinetico. Questa è la flangia che va attaccata sulla flangia, voi dovete togliere i tre dadozzi, 1, 2, 3, e sfilare, spostate verso la coppia conica il giunto croce, lo disallineate e poi lo sfilate dalla parte del motore, e il mille cave che c'è in coppia conica non ha alcun blocco ma esce direttamente. E questi sono i bullonazzi di fermo. Una volta che avete in mano il vostro giunto croce, ovviamente magari ci fate un po' di manutenzione, andate a ingrassare, queste sono le testine, e ripristinate in questo modo il quadro perfettamente. Innanzitutto lo controllate, come potete vedere il nostro è enormemente ingrassato, lo ingrassiamo ad ogni uscita. Adesso, una volta smontato questo, accedete ai dadi, eccoli qua, sono quattro, che tengono questo mozzetto che comprime verso l'interno paraolio, o-ring, cuscinetto e albero. Sfilando questo mozzetto verso la parte posteriore, che è libera perché avete tolto il giunto croce, vi viene fuori l'ingranaggio posizionato interno, vi viene fuori, si sfila con il cuscinetto, e in pratica andrete a sostituire questo ingranaggio. Quando rompete la coppia conica, guardate che la nostra non si è rotta con la coppia conica, ma va comunque cambiata perché sicuramente ha preso qualche mazzata. E questa è la coppia conica dell'albero nuova da sostituire, da inserire. Quindi sfilando verrà fuori questo con il suo cuscinetto e il suo alloggiamento. Signori, per questa prima parte, oddio cosa fare quando mi salta la trasmissione centrale dal ferro. Un saluto e un arrivederci alla seconda parte con più dettagli con il mozzetto centrale smontato. Un saluto.